Ben ritrovati a nuova puntata di 2020 Sport. Anche oggi andremo alla conoscenza di curiosità, dei piaceri della vita di campioni dello sport, ma non solo, anche dei nostri ospiti, a cominciare dal mio compagno di viaggio che è Piero Fracanzani. Sì, caro Paolo, Paolo Braghetto, the best. Immancabile vicino a me, grazie, grazie per i complimenti, però i complimenti invece li facciamo ad una presenza femminile che non sono neanche. Voglio dire, tante purtroppo quelle, le donne che ci vengono a trovare gli studi. Quindi ringraziamo Angela. Donna, imprenditrice agricola, titolare del caseificio delle sorelle Morandi. Angela Morandi, infatti, volevo farlo dire a te, visto che di tua pertinenza a parlare Ciao. poi della gastronomia di alta qualità, di alto Grazie livello. dell'invito, È la grazie tua prima volta in Paolo. radio? Sì, Sì. è la mia Allora, ogni prima tanto guarda volta, anche sì. la telecamera, ce ne sono due, Ok. siamo in radiovisione, siamo su Bene. Caffè TV 24. Piero, vieni avanti, ringraziamo Massimo in regia che oggi ci segue. E allora, parliamo subito con lei o parliamo con un ospite? Abbiamo già un ospite in linea? Perché non si sa mai qua, perché abbiamo un sacco di personaggi che ci vengono a trovare. Allora, ci concedi, anche Certo, se per cavalleria prego. dovremmo parlare con Prego. te, visto che non si sa dove sia, sicuramente sarà impegnato in qualche suo viaggio di lavoro. È Carlo Fracanzani con noi? Eccolo Eccoci, qua. Carlo eccoci. Fracanzani, mi Sento dice tutti. qualcosa? Mi dice qualcosa questo cognome? Che sia un lontano parente di Piero. Chi lo sa? Lontanissimo, lontanissimo. Lontanissimo. Ciao Allora, Carlo. Carlo, dove ti trovi e soprattutto presentati. No, le dico io, sei un validissimo regista, hai fatto un bel po' di corti, tutti importanti, e anzi uno lo stai andando a presentare adesso, fra pochi giorni, forse sei già in viaggio, a Reggio Calabria, dico bene? Esatto, allora la prossima settimana vado a Reggio Calabria per l'esattezza mercoledì prossimo. Avrò finalmente il piacere di presentare il mio ultimo lavoro che si chiama L'ultima rima, che abbiamo girato l'anno scorso a Este. E, insomma, è un'occasione molto bella perché il festival è importante, ci saranno molti personaggi noti, insomma, del mondo del cinema. E poi ci sarà la protagonista del mio corto, che in questo periodo è protagonista su Rai 1 della fiction È arrivata la felicità, per cui insomma sono molto 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 Ricordiamo il nome contento. Tezeta Abrams. Tezeta Abrams, eh beh certo. Certamente. Anzi, chissà che l'abbiamo con noi una delle prossime trasmissioni. Sicuramente sarà Speriamo. disponibile, conoscendola, vero Ma Piero? io direi di sì. Sì, sicuramente. Carlo, siamo reduci, io e te, credo almeno, dalla maratona della nottata degli Oscar. Esatto, della nostra notte insonne. Esatto, notte Che insonne, nevasta. però io e te avevamo individuato già, insomma, indovinato gli Oscar più importanti, vero? Esatto, per fortuna quest'anno non ci sono state Sì, di sorprese, buste e quant'altro. esatto, minute, esatto, confusioni varie, eventuali o proteste perché anche gli Oscar giustamente bisogna far sentire la propria voce, però insomma gli Oscar per quanto mi riguarda devono essere soprattutto una celebrazione del cinema, insomma dell'essenza del cinema che significa colpire, far sognare, emozionare e sicuramente anche far riflettere con un messaggio universale come è stato con i The film. Shape of Water, giusto? Esatto, La forma dell'acqua, sì. La forma dell'acqua, Film questo dio del meraviglioso. fiume e questa ragazza muta, donna muta, che hanno una storia Esatto. d'amore. Non lo svegliamo perché secondo me è talmente bello che va anche rivisto. E chi l'ha Sì. visto lo dovrebbe rivedere dopo anche che ha Perché è preso questi pieno quattro di Oscar. sfumature, esatto, Un è sacco di satira. citazioni anche, vero? Esatto, ci sono citazioni cinematografiche, ci sono comunque, come dire, degli aspetti che fanno riflettere molto. E la cosa bella è che vengono raccontati come una favola, no? Che sembra quasi di ritornare bambini e di non spaventarsi di fronte a questo, chiamiamolo, mostro, che poi in realtà, insomma, i mostri poi nel film sono ben altri, senza Certo. rivelare nulla. Ma è un film, secondo me, che sarebbe un peccato, ecco, perdere il cinema, visto che è ancora lì, andatelo a vedere, Ha insomma. vinto anche la tua attrice preferita o avresti votato un'altra tu, Beh, se ti fossi dico, stato dell'Academy? ha vinto un'ottima attrice ed era veramente difficile, secondo me, scegliere tra lei, che forse aveva più un impatto sulla parte, sul ruolo molto duro, molto forte che aveva per Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Per me, però, anche l'attrice protagonista, appunto, della forma dell'acqua, sai, essendo già il fatto che sia muta
e riesca a comunicarti tante tante emozioni, secondo me è come aver già vinto un premio. Poi sono d'accordo con te, ho letto proprio ieri che se non ci fosse stato Tre Manifesti fuori a Ebbing, Missouri, l'ho tradotto letteralmente, outside Ebbing, sicuramente avrebbe fatto il pienone La Forma dell'Acqua, sì, di Guillermo però del Toro. Questo significa tanta qualità, giusto così, anche come non è neanche bello che un film vinca tutto lui, insomma, significa che c'è tanta tanta qualità, insomma, scelta anche per tutti i gusti, quindi meglio così, dai. Senti, parliamo invece del tuo corto, perché anche quello è un argomento molto attuale, soprattutto a livello sociale, e esatto, soprattutto ci sono degli attori importanti, perché non c'è solo TZ, giusto? Beh, c'è appunto, oltre a TZ, che TZ in questo momento ha molta, molta visibilità grazie appunto alla fiction su Rai 1, ci sono, beh, c'è il buon Cristian Marazziti che è al cinema. Lo conosciamo bene, è già stato ai nostri microfoni. Quindi, mi piace ricordare, perché insomma anche trovare dei compagni di viaggio che poi anche loro realizzano altre cose importanti, insomma è sempre bello condividere queste gioie. Poi c'è Claudio Botosso che è un grande attore di teatro che ha fatto molti film importanti soprattutto negli anni Ottanta, con magari per citare Avati o Fellini. E poi ci sono degli attori veneti che sono molto bravi e che speriamo che insomma riescano ad avere anche maggiore visibilità nazionale, ecco. Cioè, hai già vinto, hai avuto un riconoscimento a Cortina, se non sbaglio, per questo corto. Ho avuto più che il riconoscimento, lo chiamerei più il piacere di mostrarlo in una sorta di anteprima, o potremmo anche definirla proiezione test, no? Come fanno magari sì, i grandi registi. Nel senso che hai una copia appena finita del tuo lavoro e lo fai vedere, poi magari lo aggiusti un po', no? È lecito finché non esce ufficialmente su tutti gli schermi. Senti, in alcune tue anche passate realizzazioni, produzioni, c'è di mezzo anche il cibo. Allora, visto che abbiamo qua un ospite che fa formaggi, ti piace il formaggio? Beh, il formaggio mi piace un sacco, ecco. Insomma, siamo fortunati a essere in Italia, che abbiamo mille varietà differenti, per cui insomma. In questo caso sono formaggi di capra e di pecora. Ecco, che sono ancora più buoni perché sono più leggeri rispetto magari a quelli più classici, almeno per quanto mi riguarda, mi piacciono veramente tanto. È un formaggio che consiglieresti a Carlo? A Carlo, tutti tutti i tuoi, chiaramente tutti i miei, poi poco altro, ecco, ovviamente. Scherzo, anche perché insomma abbiamo una vasta produzione, circa 15 produzioni dal fresco allo stagionato, però insomma sulla capra e la pecora negli ultimi anni stiamo producendo molto, ecco. Carlo, potresti fare un bel film, magari grazie anche all'intervento di papà e di qualche altro, come dire, finanziatore, si può dire, sponsor, certo, qua in Veneto, in cui si parla anche di enogastronomia. Non hanno fatto finché c'è prosecco c'è speranza, giusto? Certo. Io direi finché c'è formaggio c'è speranza in questo caso. Ma anche Carlo ha fatto bollicine, quindi... Ah, è vero, lui ha già fatto bollicine, anzi, quindi diciamo che tu sul vino ci hai già dato dentro, adesso manca solo... qualcosa di più, come dire, consistente. Passiamo al latte, come dice Benelli. Si fa una bella scena a tavola e come dire, si promuove molto facilmente dei prodotti. Sì, un po' l'ospite, diciamo, giusto? Esatto. Beh, insomma, il convivio a tavola è sempre un momento, certo, no? Caro, allora noi ci risentiamo quando toccherà il tuo primo lungometraggio, perché ormai i tempi sono maturi, vero papà Piero? Speriamo. Sì. E lo festeggeremo con un gran bel formaggio, eh? Esatto, magari a stock. Con piacere. Grazie, ti saluto, perché sai che i nostri tempi sono questi, insomma, non possiamo dilungarci troppo. È stato un piacere sentirti, a presto. Ricordiamo Carlo Fracanzani, regista padovano, sicuramente ne sentirete a parlare ancora. Alla prossima. Ciao. Angela, tu vai al cinema? Trovi il tempo per andare al cinema? Non vado al cinema negli ultimi 3-4 direi che anni, non va bene. Con le bimbe piccolissime, sì. Con l'azienda. La tua bimba è qua, poi la salutiamo, qua dietro al vetro. Ciao, mi vede? Non lo Marcella so. Si sta divertendo con Massimo, fai selfie, cosa sta facendo? Tra l'altro la più piccola, quindi
è dura. Poi hai due sorelle, tu ricordiamo. L'azienda, due sorelle, un'azienda femminile, diciamo, per la maggior parte. La quattro rosa rispettata, papà, decisamente. C'è ancora il papà e quindi, e poi con tutti bimbi ultimi nati tra anche le sorelle, ovviamente abbiamo un'azienda che si è rigenerata da tutti i punti di vista. Ecco, perfetto. Angela, com'è la tua azienda? È stata premiata dall'Accademia Italiana della Cucina con il premio Villani, che va a un prodotto artigianale che viene confezionato con ingredienti naturalmente che vengono direttamente dalla produzione e quindi al consumo. Chilometri zero, no? Come si fa? Dove si trovano i tuoi formaggi? No, allora noi produciamo a Borgoforte, Anguillara Veneta, che è il nostro comune, e il latte delle zone nostre, ovviamente, dei cugini, degli zii, del cognato che negli ultimi anni ha investito moltissimo nell'allevamento di capre, che produce latte di capra, e i formaggi li troviamo ovviamente in caseificio ad Anguillara, ma anche a Monselice, abbiamo il punto vendita presso Agrimos, che è il mercato della freschezza, e adesso anche a Bologna, allo storico mercato Albani, che è vicino alla sede nuova del comune. Quindi vi spostate, insomma, portate il nostro formaggio veneto un po' in giro per l'Italia. Rimaniamo un po' itineranti, come lo eravamo quando eravamo transumanti, un po' anche coi formaggi, con le produzioni, insomma, cerchiamo di... Però, ovviamente, di accontentare sempre prima di tutto il territorio. Che va molto in moda importante. Adesso, il formaggio di pecora e il formaggio di capra vanno molto di moda. Sì, ma moda è una moda un po' legata forse alla salute, no? Al fatto perché? Perché sono particolarmente apprezzati? Con che cosa li abbiniamo? Allora, sono apprezzati, innanzitutto sono più digeribili, e i formaggi di capra sono più digeribili perché il latte è più digeribile, ed è digeribile perché le molecole di grasso sono molto più piccole, e quindi non porta gonfiori, è il latte più antico, il primo latte ad essere stato munto, quindi il latte più antico ad essere stato assunto è quello che assomiglia più al latte materno. È ricco di calcio, è ricco di ai tuoi appunti, leggi pure, non preoccuparti. Posso leggere, sì. E tra l'altro anche è ricco di una sostanza che si chiama taurina, che è una proteina che si trova nelle bevande energizzanti. Quindi va bene per gli sportivi. Va bene per gli sportivi, tra l'altro va bene anche per, siccome è poco, ha poco sodio, va bene anche per chi, insomma, ha problemi di ipertensione. Scusa, visto che effettivamente mi sono dimenticato di chiederlo, lo chiediamo sempre ai nostri ospiti VIP al microfono, cioè in questo caso al telefono. Piero, tuo figlio che sport fa? Beh, lo sci in prima di anche più. Perché residente Cortina ormai. Ma soprattutto lo sci, è uno sciatore, è un campione, vero, di tutti i tipi di sci. Potrebbe fare tranquillamente maestro. Sci estremo anche. Sì, sì, sì. Lo ricordiamo anche perché, vabbè, siamo freschi di Olimpiadi, quindi insomma. Ecco, magari chissà se avremo mai Sofia Goggia ai nostri microfoni. Noi la invitiamo, ecco, in questo momento, ufficialmente. Perché no? Perché no? Perché no? È molto disponibile. Eh sì, infatti, anche molto carina proprio. Scusami se ti ho interrotto. No, tu fai sport? No, né cinema, né sport. No, va bene, scusami, sei rinchiusa dentro quelle 4 ore. Ma com'è la tua giornata? Tipo, qual è il lavoro della formaggiara? Da quando si alza e quando va a letto? La formaggiara si alza alle 5, inizia, accende il pastorizzatore e da lì poi fino a sera non abbiamo tregua. Pastorizziamo, lavoriamo, trasformiamo. Ognuno ha i suoi compiti o siete tipo dei jolly? No, ognuno un po' ha i suoi compiti e le sue competenze, però anche ci piace variare. Noi siamo molto, insomma, ci scambiamo i ruoli ci divertiamo comunque. È la passione del formaggio, c'è poco da fare. Angela, oltre all'Accademia Italiana della Cucina, anche l'Università di Padova, monitorato Padova, Parma. Cioè, avete un rapporto con le università? Sì, Padova anni fa con professor Bittante, e con Marco Minni, e attraverso la Camera di Commercio siamo passati come sui prodotti, i nostri prodotti hanno fatto parte del paniere dei prodotti padovani, e poi abbiamo riconosciuto un primo premio, un riconoscimento importante presso la scuola di cucina di Parma, internazionale,
il famoso Alma, la, quello fondato da, Alma, da Gualtiero Marchese, con la robiola di capra, con la robiola di capra che ha avuto. Senti, e cos'è questa storia della Deco? Cos'è denominazione Deco, comunale? Sì, abbiamo avuto l'amministrazione di Anguillare è stata per lunghi anni e è tuttora impegnata nella difesa, diciamo, dei prodotti del territorio, e dopo la patata americana famosa, no? Nel 2014 ha acquisito la Deco, cioè la denominazione comunale. Adesso i formaggi dell'Adige, cioè sono legati alle produzioni nostre, quindi il pecorino, il misto pecora e la ricotta misto pecora, hanno avuto questo importante riconoscimento che lo contraddistingue ovviamente dai prodotti massificati e che hanno una comprovata anche storicità, ovviamente, perché abbiamo una produzione che parte da prima degli anni 80. Ma un buon formaggio può essere contraffatto da qualcuno? Cioè, sappiamo che c'è il parmesan, ad esempio, no? I vostri formaggi possono essere contraffatti, non so, in Cina, piuttosto che guarda, secondo in Corea, me no, che, proprio lo so dico io. Con il è un lavorazzo, vero? È un lavorazzo, no? senza ansie, secondo me no, assolutamente, perché parte dalla materia prima, parte dal pascolo, parte dal, certo. E poi dalla una manualità e da una anche da una, al di là della passione che insomma gli uomini, gli umani in generale possiamo avere, però anche dalle conoscenze che sono ormai storiche. Senti, ma voi fate formaggi anche leggeri, formaggi light, che vanno bene anche per delle diete, appunto, per salutisti, per sportivi? Allora, perché il formaggio, dobbiamo dire, fa bene o fa male? Il formaggio fa bene, ecco. Dopodiché il formaggio magro, come secondo me lo molti medici consigliano, non esiste. Molti medici consigliano la ricotta, ma la ricotta ormai è piena di panna, quindi capiamo anche che ricotta mangiamo. Per esempio la ricotta che in commercio, non faccio nomi, però in generale è una ricotta piena di panna, cioè ormai è grassa. Chi soffre di colesterolo, io non voglio dire che deve venirsi a prendere la mia ricotta perché è fatta col siero come una volta, però poche ormai sono le ricotte che sono fatte veramente come una volta, solo col siero. Formaggi light, capra, ecco. Perché hanno veramente pochissimo grasso e sono molto, molto digeribili anche da chi ha l'intolleranza alle proteine di vacca. L'Italia, tra l'altro, è il paese che ha il maggior numero di formaggi, battiamo la Francia. È un bel record questo, assolutamente. Sì, sì, però insomma diciamo che la qualità, anche i francesi, insomma siamo bravi. Diciamo che loro introducono il formaggio, non c'è un pasto che non finisca con il formaggio. Il famoso detto, la bocca non è stracca se non sa da vacca. bravo Piero, il carrello dei formaggi anche noi. Da noi usa un po' meno. Con cosa l'abbiniamo un suo formaggio? Forse Pietro ne sa più di me, non so se con qualche vino, però anche sì, un vino ad esempio, dai. Sicuramente, i formaggi con le marmellate, un certo tipo di marmellate, e poi i vini. Il miele anche, un buon rosso dei Colli Ugani, un buon Cabernet dei Colli Ugani, ma anche un ottimo Friularo passito. Ecco. Quindi i vini sempre dalle nostre parti. Sempre vini, bisogna. Con una Deco dobbiamo rimanere calati nel territorio, quindi Bagnoli, Borgoforte di Anguillara, siamo vicini, nella zona del Bagnoli d'Oca. Vogliamo ricordare dove siete e se si può venirvi a trovare, giustamente. Ma volentieri, noi accogliamo a braccia aperte, pronta. No, io lo dico in generale, non è solamente ovviamente i clienti, ma chi ha voglia di visitare il caseificio, chi ha voglia di farsi quattro chiacchiere con noi, chi ha voglia anche veramente di bersi un caffè, o di anche le scuole, negli ultimi anni insomma abbiamo accolto, facciamo veramente i laboratori, facciamo il formaggio e siamo a Borgoforte di Anguillara Veneta. Ecco, quindi siamo in zona, insomma, quanto dista da Padova, bene o male? Ma è mezz'ora. Mezz'ora, ma si può fare, dai. Sì, ecco. Sì. Grazie allora. È stato un piacere averti con noi. Allora, salutiamo una delle sorelle Morandi. Saluto, sono a casa. Grazie. Anche perché una è infortunata, saluto, poverina. Le sorelle Bandiera sono tre. Esatto. Salutiamo Carlo Fraganzani, figlio di Piero Fraganzani. Lo sveliamo. Vabbè, una volta bisognava farlo, Piero. Adesso c'era anche l'occasione, che fa veramente una cosa importante. Perché insomma è stato invitato, ci sarà una proiezione speciale con un sacco di ospiti, con la sua attrice, che in questo momento è poi sulla cresta dell'onda. Allora, è il momento di salutarvi, io vi ringrazio, Paolo Braghetto, visto che tu non hai detto. Piero Fraganzani. e Angela Morandi, vi ricordano tutti e tre che 2020 Sport è in onda dalle più o meno 18.05 alle più o meno 18.25 mercoledì sulle frequenze di Radio Sportiva. Alla prossima, ciao! E sportivi, mangiate formaggio. Ecco, grazie. Bravo.